la sfida della macroregione adriatica come punto di rilancio in un contesto socio-economico da sostenere, ma anche da rafforzare, dando impulso alle periferie. Tanti temi discussi a Termoli in un momento di confronto e di prospettive politiche e sociali. Tornare sul tema delle regioni, come devono essere cambiate. Nascevano vecchie 50 anni fa, quest'anno hanno 50 anni, quindi il tempo giusto per tornare a ragionare su come riarticolarle e quali competenze cambiare. Rilanciamo l'idea di tornare insieme almeno all'Abruzzo, ragioniamo con le Marche, studiamo, non ho una precisa perimetrazione. So che però oggi ha senso ragionare di territori che competono in modo più ampio. L'idea è quella di usare un altro articolo della Costituzione che dice che più regioni, una o più, due o più regioni, possono cooperare tra di loro anche con organi comuni. Allora l'idea molto semplice è di fare una specie di confederazione, rimanendo ognuna regione a sé stante, quindi con i suoi organi, eccetera, tipo Unione Europea, insomma, comune, che potrebbe essere fatta dalle singole, non da nuovi eletti o nominati, ma dagli stessi assessori, come fa l'Unione Europea, a turno. Così Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione delle regioni del centro Italia. Abruzzo e Molise tornano insieme? Io me lo auguro da sempre, comunque bisogna coltivare questa strategia macro-regionale, sia volgendo lo sguardo verso un auspicabile riassetto dei livelli istituzionali del nostro paese di fronte alla sfida europea e globale che viviamo quotidianamente, sia considerando la strategia europea macro-regionale, quella che coinvolge 8 paesi che si affacciano sull'Adriatico, dentro la quale sia il Molise che l'Abruzzo possono e devono svolgere un ruolo da protagonisti.